Ciao a tutti, siamo in diretta con un evento del Villaggio Digitale nella settimana che abbiamo dedicato al cyberbullismo. Lo spunto per questa serata ci viene dal presidente dell'associazione Red, che sapete ormai chi ci segue sa è dietro l'organizzazione di questi eventi appunto tematici, e Raffaele Daniele, il nostro presidente, ha colto un'evidenza durante gli anni del suo lavoro alla Polizia Postale, rendendosi conto di come a lui arrivassero soltanto, praticamente soltanto, denunce femminili per cyberbullismo subito. E questo ha fatto nascere in tutti noi un interrogativo che ha bisogno di un confronto per capire quali possono essere le ragioni di questo specifico fenomeno e in generale per capirci meglio su che cosa fare per prevenire e contrastare il cyberbullismo. Lo facciamo questa sera insieme a delle ospiti, lo facciamo quindi con un tono dialogante che vorrebbe essere tale anche con chi ci segue da casa, quindi vi invitiamo fin da subito a partecipare alla nostra chiacchierata, a farci le domande che ritenete più opportune, a stimolarci in ogni modo. Lo scopo di questa serata è capire bene alcuni passaggi della legge 71 del 2017, che è appunto dedicata al fenomeno del cyberbullismo, ed anche mettere in campo qualche ragionamento che conduce ad anche delle possibilità di trattamento del fenomeno, quindi semplicemente arricchire lo spettro delle tante azioni che si possono e si debbono continuare a fare in questa direzione. Detto questo, non mi dilungo oltre. Quello che vado a fare è presentare le mie ospiti. Parto subito con Silvia Casilio. Buonasera. Che è fondatrice dell'Osservatorio di Genere, che ha lungamente lavorato e anche direi persistentemente lavorato sul cyberbullismo, e quindi lei ci racconterà un po' il perché, il per come, ma anche la situazione, la realtà di questo fenomeno. Poi vi presento Alessia Grieco, educatrice e collaboratrice in questo momento dell'Osservatorio di Genere, che ha in atto dei lavori proprio e dei progetti sul cyberbullismo, quindi lei ci racconterà esperienze di buone pratiche. Ed infine qui con noi è Lucia Consuelo Curella, che mi devo appunto di presentare come una laureata del corso di laurea di servizio sociale dell'Università di Macerata, dove insegno anch'io, e la cui tesi di laurea presenta uno spunto forse interessante per noi rispetto a come poter effettivamente dare una certa efficacia a questa legge del 2017 di cui parleremo. E quindi su questo vado subito a fare il punto di che cosa stiamo parlando, per non, come dire, farla troppo lunga. Di che cosa parliamo quando parliamo di cyberbullismo e della legge che riguarda questo fenomeno, la più recente, quella del 2017? Intanto dobbiamo capirci su un aspetto essenziale, ed è la questione che riguarda il fatto che stiamo parlando di minori. La legge è una legge che si intitola Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Questo ci fa dire anche un secondo elemento molto importante. È una legge che non istituisce un nuovo tipo di reato. Non è una legge che va a cercare come scopo principale quello di punire il cyberbullismo. Al contrario, è una legge a tutela dei minori, e quando diciamo a tutela dei minori stiamo dicendo che vuole tutelare tutti i minori coinvolti, le vittime indubbiamente, prendendone in carico la difficoltà, il disagio, il torto subito, ma anche gli autori, proprio perché in quanto minori
sono particolarmente da attenzionare nell'ottica di cercare di fare quell'opera di reciproco ascolto ed educazione che comporti un loro ravvedimento, una loro presa di consapevolezza rispetto alla gravità degli atti che hanno compiuto. Ultimo elemento, e poi per questa prima parte mi taccio, come dico sempre. Ultimo elemento è anche questo, è molto importante. Stiamo parlando di cyberbullismo, quindi di tutto quell'insieme di azioni che sono una nuova tipologia di bullismo, che sono quindi violenze, minacce, offese, uso dei dati personali in proprio che si fa nei confronti di un altro minore, ma attraverso i mezzi social e quindi purtroppo con una enorme gravità ed espansione di quella gravità rispetto al passato, senza purtroppo, questo ci dicono un po' gli studi e gli operatori appunto del settore, senza purtroppo che i ragazzi e le ragazze, visto che stasera ci dedichiamo, attenzioniamo un po' il profilo femminile, si rendano veramente conto di quanto sui social quello che fanno è ancora più grave quasi che nella realtà, perché diventa più difficile da rimediare, diciamola così, poi magari nel chiacchierare anche con chi ci ascolta ci spieghiamo meglio. Allora, da questo punto di vista, dette queste cose essenziali, per capirci, darei la parola subito a Silvia che ci racconta un po' l'azione dell'Osservatorio di Genere e qual è la situazione sul nostro territorio. Prego, Allora, Silvia. buonasera e ovviamente grazie a Ninfa Contigiani e a Red per l'invito che l'Osservatorio di Genere ha accettato con grande piacere. Allora, l'Osservatorio di Genere anzitutto è un'associazione culturale ormai attiva sul territorio maceratese e non solo, da ormai 2 anni. Diciamo così, il campo d'azione dell'osservatorio è quello delle pari opportunità, degli studi di genere, degli studi sulla storia delle donne, dei movimenti femminili e negli ultimi anni, diciamo così, un focus particolare dell'attività dell'osservatorio si è concentrato sul contrasto alla violenza. Da qui un'attenzione pedagogica e educativa anche a quello che è il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, questi due fenomeni che sono assolutamente collegati l'uno all'altro. Sul cyberbullismo l'osservatorio sta portando avanti diverse progettazioni. Diciamo che una ve la racconterà poi Alessia Grieco e su questo quindi non entro nel merito. Invece due riguardano due progettazioni europee che sono state finanziate nell'ambito dell'Erasmus Plus, del programma europeo. E queste due programmazioni avevano all'interno, queste due progettualità dell'osservatorio, avevano proprio come protagonisti fondamentali i giovani e gli adolescenti. Questo il progetto, diciamo così, pilota da cui siamo partiti si chiamava Cyber Including, più sicurezza in rete, meno discriminazioni. Un altro, diciamo, il secondo step su cui stiamo lavorando attualmente è Cyber Including Goes Europe, perché diciamo così, da un'indagine eminentemente, da un'azione eminentemente nazionale, ci siamo proiettate in Europa. Allora, il Cyber Including era un progetto ambizioso, perché come voi potete intuire dal titolo di questo progetto, aveva l'intenzione di capovolgere il paradigma, quindi non di cyberbullismo, ma in qualche modo di cyberinclusione, quindi di un utilizzo consapevole dello strumento che potesse appunto permettere agli adolescenti di essere protagonisti in rete, appunto sui social, in modo assolutamente consapevole e sicuro. E abbiamo chiesto loro di
partire per fare questo per diciamo così inaugurare questo processo di consapevolezza, di partire proprio dalla legge 71 del 2017. Ma non solo, abbiamo chiesto loro di fare un passo in più, di scrivere una proposta di legge da presentare poi al Parlamento, in cui appunto i ragazzi e le ragazze potessero mettere a fuoco quelle che erano le necessità, i passi fondamentali da fare per poter appunto trovare delle soluzioni al problema del bullismo e del cyberbullismo. Ne è venuto fuori un progetto bellissimo. In questo progetto una delle parti più interessanti forse è stata l'elaborazione di un questionario rivolto a ragazzi tra i 16 e i 26 anni. Qual è stata la particolarità? Il questionario era rivolto a giovani, ma non era scritto da adulti, era scritto dai giovani. Quindi in una serie di attività di formazione noi abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze con le quali abbiamo lavorato in 2 anni di elaborare un questionario, quindi di lavorare sugli item, di controllare, scegliere le parole adeguate, no? Per rivolgersi ai coetanei. La cosa straordinaria è stata che quando noi abbiamo poi pubblicato questo questionario sui social, eravamo ottimiste, ci aspettavamo un 300 risposte, eravamo ottimiste, e ne sono arrivate 1300, e quindi è stato un questionario anche importante dal punto di vista quantitativo. Adesso se ci fosse stata Claudia Santoni, che è sociologa, avrebbe detto che è un questionario che ci permette di fare con un campione ampio, no? Che ci permette di fare una riflessione a largo spettro. Sì, ti interrompo per sottolineare una cosa su questo che stai dicendo. Vero è che è un campione molto ampio, e questo è molto significativo, secondo me, di un elemento che nella legge c'è e che forse non è sufficientemente valorizzato, perché il tono chiaramente preventivo ed educativo della legge, quando ragiona e, come dire, immagina le azioni da mettere in campo nelle scuole, con le scuole, fa proprio attenzione a sottolineare quanto sia necessario il protagonismo dei ragazzi in qualsiasi tipo di processo educativo e di contrasto. Esatto. Elemento che forse chi è abituato poi, insomma, a lavorare, a operare con queste cose di cui stiamo ragionando, sa che è paradossalmente sembra essere il più semplice ed invece il più difficile da realizzare. Quindi il vostro è stato veramente un successone, mi viene da dire, da questo punto di vista, forse perché la strategia è stata giusta fin dall'inizio, mettere in mano con molta fiducia a loro il bandolo della matassa. Esatto, li abbiamo fatti lavorare in assoluta autonomia, mi verrebbe da dire. Noi abbiamo giocato il ruolo delle facilitatrici, ovviamente, no? Quando loro lavoravano divise in piccoli gruppi. Però il risultato è stato strabiliante. Ma questo ci ha fatto anche capire una cosa, che quando i ragazzi, quando si utilizza il linguaggio giusto, il messaggio arriva anche nel modo giusto. I risultati del questionario sono stati altrettanto, diciamo così, strabilianti per noi, perché è vero che hanno confermato alcuni studi sul fenomeno, ovvero i ragazzi sanno che cos'è il bullismo e il cyberbullismo. Da questo punto di vista la scuola funziona come agente informativo, le informazioni arrivano rispetto a quello. Questa già è una buona cosa, no? Quindi diciamo la cosa che siamo però sempre nel deserto, mettiamola, esatto, così. La cosa che però è risultata interessante dal questionario, dai risultati del questionario, è che non tutti i ragazzi hanno piena consapevolezza degli strumenti che utilizzano, cioè li utilizzano con grande facilità, ma a volte non sanno che cosa stanno utilizzando. E quindi che cosa significa quello che loro stanno mettendo in rete o quello che stanno facendo in rete. Quindi assolutamente questo ci fa riflettere su quanto sia importante insistere sul processo di consapevolezza,
rispetto agli strumenti che loro utilizzano. Perché? Perché se nel 2014, io oggi preparando insomma l'incontro di stasera ho fatto un po' di ricerche, richiamo in ballo Claudia Santoni, che di solito è lei che dà i numeri perché è sociologa, io sono storica, di solito racconto, faccio le chiacchiere, invece Claudia no, poi fa il punto con i numeri, stasera tocca farli a me in assenza della Presidente, come dire, no? Sì, però... anche perché per le chiacchiere ci sono io e basta già. Allora, quando facevo ho fatto questa ricerca, un rapporto Istat del 2014 ci diceva che l'83% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni utilizzava internet. Come? Attraverso un telefono, soprattutto. E il 57% di questi, di questo, insomma, del campione che era stato analizzato tra gli 11 e i 17 anni, navigava liberamente su internet. Noi oggi sappiamo che la situazione è diversa, non parliamo più di un 83%, non parliamo più di un 57%, causa pandemia, causa Covid, noi abbiamo il 100%. E allora, questo. su questo io adesso ti interrompo perché vorrei, come dire, mettere un po' sulla griglia vari pezzi, diciamo, e poi quindi ti faccio riprendere il discorso che approfondisce l'aggravamento della connessione, diciamo così. Ma su questo forse ci può dire qualcosa invece, non so se di quello che è stato o di quello che appunto è in questa fase, Alessia, che avendo i progetti in corso, magari sta trattando proprio il fenomeno nel momento del Covid? Posso Sì, solo dire una cosa certo. rispetto a questo? Allora, Sì. rispetto al titolo, allora noi stasera non parliamo tanto del cyberbullismo e delle vittime in riferimento alle donne, ma parliamo di vittime che sono adolescenti, perché la maggior parte delle vittime, diciamo così, in questo momento, quando si parla di cyberbullismo, sono appunto ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Il fenomeno riguarda soprattutto loro, e questo ce lo dice un'indagine, l'Osservatorio Indifesa, che ogni anno produce un rapporto che viene pubblicato di solito tra il 7 e l'11 febbraio, che sono le giornate no clou per il contrasto al Sì, certo. cyberbullismo, il 7 febbraio e l'11 febbraio, e questo rapporto quest'anno ci dice delle cose interessanti rispetto alla presenza femminile. E E il quadro. allora adesso Ecco, teniamole in questo è il sospeso quadro, era perché. solo per precisare questo. No, hai fatto una giusta considerazione perché diciamo sveliamo il retroscena a chi ci ascolta. In effetti, nel titolo noi parliamo di donne perché la nostra preoccupazione, l'interrogativo era andato subito sul cogliere, come dire, se ci fosse una specificità di genere appunto nell'essere vittima di cyberbullismo, ma stando dentro al fenomeno, per come è descritto dal punto di vista anche legislativo, parliamo di giovani donne, quindi in realtà di ragazze, anche di bambine a tutti gli effetti, cioè di minori di età veramente molto piccola. E questo quindi era un'importante invece puntualizzazione di cui ringrazio Silvia perché serve a capirci addirittura meglio. Nel frattempo cominciano ad arrivare i primi commenti, ce n'è uno molto interessante di Paolo Nanni che poi immetto nel discorso perché sta proprio su questo aspetto, ma quando ti faccio riprendere il ragionamento magari ci confrontiamo anche con quel commento. Adesso volevo far appunto dire ad Alessia quella che è la sua realtà in questo momento, così facciamo un primo giro di argomentazioni. Vai Sì, Alessia. buonasera, buonasera. Io sono Alessia Greco, come dicevamo, sono educatrice per l'Osservatorio di Genere e insieme alle mie collaboratrici Giulia Rogante e Martina Romano stiamo portando avanti un intervento per il progetto Bulli e Pupe. Questo progetto appunto è diretto proprio a quei giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi tra i giovani che stanno nella fascia di età tra gli 11 e i 17 anni. E comprende appunto la tematica sia del bullismo che del cyberbullismo.
Quello che ci proponiamo di fare attualmente sulle piattaforme online, appunto per la situazione del Covid, è formare i ragazzi a riconoscere le dinamiche del bullismo e in particolare quali sono quelli che noi chiamiamo con i ragazzi personaggi che intervengono appunto a crearle e mantenerle. E per fare questo l'incontro che abbiamo con i ragazzi è suddiviso in tre parti. La prima parte riguarda una formazione più teorica che poi diciamo ai ragazzi servirà per il secondo incontro in cui porteremo avanti un gioco di ruolo. E questa è diciamo, l'innovazione che abbiamo portato nelle metodologie, perché utilizziamo appunto la metodologia della gamification per coinvolgere i ragazzi e portarli appunto ad empatizzare e quindi a mettersi nei panni di coloro che attuano o subiscono dinamiche di bullismo. Volevo appunto farvi vedere le slide che mostriamo ai ragazzi e alle ragazze nel primo incontro. Momento che... Intanto che predisponi le slide, intanto saluto anche Antonella Ciccarelli che ho visto che è qui con noi, e, insieme appunto a Paolo Nanni che ho in qualche modo indirettamente salutato anche prima. Saluto chi ci sta appunto ascoltando e... Intanto che lei traffica per farci vedere le slide, adesso io dovrei mandarti, credo, vediamo un po', eccoci, penso di aver gestito bene. E, chiedevo ad Alessia se puoi già dire se questo risultato di empatia c'è, se passando attraverso strumenti più vicini a loro si riesce. Assolutamente, i ragazzi nonostante fosse stato il primo esperimento che facevamo online hanno partecipato moltissimo, si sono coinvolti moltissimo e il fatto di essere tutto comunque presentato sotto forma di gioco ha permesso una grande interazione e abbiamo avuto anche testimonianze dirette di ragazzi che ci hanno raccontato le loro storie rispetto a episodi visti oppure subiti e abbiamo avuto un feedback molto forte sia da loro che dagli insegnanti che anche dai genitori. Ti faccio una domanda diretta proprio io su questa cosa che dici. Vi hanno detto se si sono resi conto che era cyberbullismo dopo aver avuto questo approccio con voi o se già da prima erano in qualche modo coscienti di un disagio o comunque del fatto che era una situazione quella che avevano visto, vissuto o sentito raccontare che non andava troppo bene? Devo dire che c'è una conoscenza maggiore rispetto al bullismo in sé per sé, più che al cyberbullismo, perché effettivamente il cyberbullismo sì, è evidente quando poi si parla di diffusione di immagini, proprio perché poi anche a scuola non possono utilizzare i telefoni, diffondere le immagini, eccetera. Però rispetto alle conseguenze non è molto conosciuto come fenomeno. E allora sulle conseguenze poi ci torniamo, però torniamo al tuo progetto, raccontaci queste buone pratiche, così insomma vediamo anche un po' il lato positivo e il lato di quello che si può fare per combattere il fenomeno. Sì, diciamo che questo incontro appunto inizia con la presentazione del fenomeno, perché appunto per poter riconoscere il fenomeno dobbiamo considerare quali sono le sue caratteristiche. Principalmente abbiamo mostrato ai ragazzi questa immagine, abbiamo questa slide, abbiamo cercato di utilizzare anche immagini di serie TV sulle piattaforme varie, Netflix, Amazon Prime, eccetera, per richiamare delle scene che loro hanno comunque visto nei film e quindi abbiamo presentato le caratteristiche di intenzionalità, ripetitività e squilibrio di potere e abbiamo cercato di chiedere loro quali erano secondo loro i significati di queste parole e abbiamo specificato appunto che non sono i comportamenti che caratterizzano il bullismo, non sono solo comportamenti diretti, insulti, minacce, azioni violente, ma in particolare anche comportamenti indiretti che sono quelli più sottili e che molto spesso
sono appunto scenario del bullismo al femminile, del cyberbullismo e bullismo al femminile. Infatti abbiamo quindi anche già cogliamo una prima specificità, diciamo così, c'è un cyberbullismo che si caratterizza un po' più al femminile per essere più psicologico, posso semplificare moltissimo in questo modo, tra virgolette? Esattamente, è una modalità più indiretta, c'è cioè una manipolazione, come vedete nelle slide, è un bullismo più relazionale, di esclusione, di calunnie, diciamo, diffuse a livello più periferico, non direttamente alla vittima, insomma. E quindi è volto anche al controllo, appunto, a questa manipolazione che dicevamo. E poi ci soffermiamo sul cyberbullismo, su chiedere loro quali sono, se è più grave il cyberbullismo o il bullismo, semplificando. Però appunto ci soffermiamo a far loro capire la diffusione delle immagini, quanto è pericolosa e quanto è rapida a livello tecnologico e quanto è poi difficile eliminarle dal web. E quindi ecco, ci concentriamo più su in che modo si attui e sui termini specifici come happy slapping o le prevaricazioni nelle chat room e poi passiamo a identificare un po' quali sono le tipologie di vittime su cui il bullo si scaglia più facilmente e questo appunto è possibile dopo aver fatto uno studio con dei questionari nei quali abbiamo chiesto ai ragazzi proprio quali fossero le principali vittime di bullismo. E poi andiamo un po' più nel profondo, ecco qui, su come mai ecco, vengono scelte proprio quelle tipologie di persone, proprio per appunto la diversità che portano con sé. Quindi posso anche qui, io faccio un po', come diceva Silvia prima, la facilitatrice, ma come dire, dal mio piccolo, senza pretese di esaustività, ma insomma, per semplificare possiamo dire che tutto sommato quello che sembra emergere anche da, come dire, rapporti diretti con i ragazzi, da lavori che hanno effettivamente da questo punto di vista realizzato la legge, cioè tenuto loro al centro, no, di un'azione preventiva, possiamo dire che in fondo, purtroppo mi verrebbe da dire, anche se i mezzi cambiano e quindi il social e l'ambiente telematico aggrava le modalità di un fenomeno come in questo caso quello del bullismo che diventa cyberbullismo, purtroppo però sembrerebbe di poter dire che lo schema di fondo dell'aggressività, dell'oppressione, della violenza, che sia psicologica o più fisica a seconda, dicevamo prima, forse di un approccio di genere, sembra in fondo essere sempre lo stesso, e cioè quello della diversità, della solitudine rispetto magari al branco adolescenziale, e quindi da questo punto di vista un grande stereotipo che si riproduce sui social. Assolutamente, i ragazzi proprio quando noi abbiamo chiesto, prima ancora di fargli vedere le slide e quindi lo studio che avevamo fatto, abbiamo chiesto loro insomma quali fossero secondo loro le vittime di bullismo, la prima cosa che ci hanno detto è i soli, coloro che sono soli, coloro che non hanno amici, perché gli amici fungono insomma da protezione. Questo è stato proprio evidente, è stata la prima cosa che loro ci hanno detto. Noi ovviamente abbiamo cercato poi di non stigmatizzare bulli e vittime, perché abbiamo cercato appunto, come vi dicevo, di creare empatia anche nei confronti del bullo, se vogliamo, perché abbiamo cercato di far capire ai ragazzi le storie che ci sono dietro ai bulli e le storie che ci sono dietro alle vittime. Quindi cercare di far vedere il bullismo, il cyberbullismo in una visione un po' sistemica. Allora su questo, guarda, ti interrompo un attimo, intanto per salutare Stefania Lufrano che ho visto salutarci dalla chat e perché per fare, come un po' ci eravamo ripromessi, un paio di giri di interventi in modo che facciamo un dibattito più movimentato,
su questa tua su questo tuo lancio, lo prendo proprio come un vero e proprio assist dell'approccio più sistemico, mi viene proprio da far intervenire un attimo Lucia Consuelo Curella, perché appunto nel suo lavoro di laurea sulla presenza di uno sportello di servizio sociale nelle scuole, ha dato, come dire, argomenti proprio a una visione integrata dei servizi, e quindi potremmo dire a consolidare l'idea di un intervento sistemico comunque sui processi da attenzionare socialmente. Quindi prego Lucia di presentarci un attimo, insomma, in maniera introduttiva il discorso della sua tesi di laurea e qual era quindi l'approccio. Poi entriamo più nel dettaglio. Grazie mille Ninfa. Innanzitutto mi presento, sono Lucia Consuelo Curella, sono un'assistente sociale specialista e lavoro all'interno dell'ufficio di staff d'ambito dell'ambito territoriale sociale 12 di Falconara Marittima. Diciamo che mi ricollego un po' a quello che diceva la collega relatrice, in quanto, diciamo, la mia tesi di laurea nasce fondamentalmente da un'esperienza innanzitutto professionale come educatrice all'interno di una comunità socio-educativa riabilitativa, in cui fondamentalmente erano ospiti ragazzi, adolescenti con una fascia di età variabile dai 10 ai 18 anni, potremmo dire. Ragazzi che ovviamente avevano subito un allontanamento dalla famiglia d'origine per questioni legate ovviamente a dei disagi familiari. Per cui una volta addentrata, diciamo, nelle dinamiche educative e a seconda appunto della presa in carico del singolo ragazzo, sono venuta a contatto fondamentalmente con quelle che sono le dinamiche che vengono attuate poi fondamentalmente in un contesto di tipo educativo come quello della scuola. Quindi nel rapporto tra virgolette tra quello che è la prima agenzia di socializzazione, che un po' eravamo noi in quanto comunità, data la mancanza della famiglia d'origine, questo si ricollegava fondamentalmente al contesto scolastico come osservatorio poi privilegiato di moltissime dinamiche interrelazionali fondamentalmente. Per cui ho deciso di visionare materiale che potesse essere utile a comprendere come poi nella praticità di un'eventuale presa in carico e anche di una sperimentazione progettuale la figura dell'assistente sociale potesse essere poi utilizzata funzionalmente all'interno poi del contesto scolastico. Nasce quindi l'idea in un primo momento di guardarmi un po' intorno logicamente, prendendo ad esempio spunto a eventuali esperienze simili in contesti scolastici rispetto poi all'introduzione di uno sportello sociale. L'unica esperienza poi che in realtà sono riuscita a diciamo a trovare all'interno poi delle mie varie ricerche è un esempio della regione Emilia-Romagna con l'inserimento di uno sportello sociale all'interno però della scuola elementare, quindi la scuola primaria. Logicamente l'obiettivo della mia tesi era quello in realtà di istituire un vero e proprio sportello sociale di integrazione tra servizi, quindi che riuscisse a essere un ponte, un canale tra quelle che sono le dinamiche che sono ovviamente insite e che si relazionano tra studenti, insegnanti e famiglie, e quelli che poi sono i servizi territoriali. Per cui una volta, diciamo, effettuata questa prima ricerca sociale, sono andata proprio a interrogarmi sull'utilità, dove lo sportello all'interno di una scuola, soprattutto focalizzandomi, diciamo, sulla scuola secondaria di secondo grado, quindi scuola superiore, una fascia d'età 14-18 anni, quindi parliamo di un'età e di un passaggio evolutivo fondamentale, in cui ovviamente il ragazzo sta maturando coscienza, responsabilità, autonomia, ovviamente rivolta poi al futuro e al compimento del famoso 18° anno di età, e dove tutto un cambia e ci si sente anche molto più grandi. Per cui il contesto di studio, non ti sento Ninfa, hai il microfono spento. No, scusami, ti interrompevo solo per ribadire che appunto trattasi proprio della stessa fascia di età particolarmente attenzionata dalla legge, che è quella appunto dei minori anche imputabili penalmente, quindi con dei rischi molto più devastanti per la loro vita.
Prego. Esattamente. Per cui l'intento fondamentalmente consisteva nel perseguire due obiettivi. Il primo è quello logicamente della cosiddetta prevenzione nelle sue varie tre forme, primaria, secondaria e terziaria. Questo nel senso che la prevenzione nell'atto pratico consiste fondamentalmente nel dare degli strumenti, delle informazioni che in un contesto come quello scolastico e quindi all'interno di scuole secondarie dove appunto a mio modesto parere è necessario responsabilizzare il ragazzo, renderlo partecipe e attivo anche nell'ambito appunto dell'organizzazione di attività ludico-ricreative piuttosto che attività di formazione, per cui dare degli strumenti e dare delle informazioni in merito a tematiche che potessero essere poi in realtà molto afferenti all'età adolescenziale, per cui tematiche come il bullismo piuttosto che l'abbandono scolastico, il drop out fino ad arrivare appunto al disagio familiare potesse essere poi trattato all'interno della struttura scolastica dando come obiettivo appunto la possibilità e l'accesso a questo sportello non solo ed esclusivamente ovviamente a studenti, ma anche alle proprie famiglie piuttosto che agli insegnanti. Ciò per avere un contatto diretto, essere un filtro, avere la possibilità di lavorare direttamente con i ragazzi e creare quel rapporto di fiducia tale per cui una volta entrati cosiddetti in empatia, ma in un rapporto in cui si parla lo stesso linguaggio, anche il ragazzo stesso è spinto, sia anche nel caso del bullismo sia vittima piuttosto che, tra virgolette, carnefice, ma si sente tra virgolette accorto e si possa quindi lavorare funzionalmente a seconda dell'obiettivo, a seconda ovviamente del fenomeno trattato. Manca l'audio? Dunque, allora rimetto l'audio, chiarisco a chi ci sta seguendo che il problema nasce dal fatto che ho l'impressione che il mio audio sia un po' scoppiettante e fastidioso, per cui lo tolgo, ma poi mi dimentico di averlo tolto. Intanto saluto anche Claudio Tarulli, che è il nostro angelo custode che ci segue dal punto di vista tecnico e ci ha ripreso proprio sul filo di lana. E adesso, siccome appunto dicevo, questo che ci hai raccontato spiega bene il perché abbiamo immaginato di chiacchierare anche insieme a te, perché è un po' la fine di una parabola che si può immaginare di intervento che ha degli step che stabilizzano pratiche di prevenzione, perché da un lato la legge prevede che la scuola abbia al suo interno un referente che segua, diciamo, tutta la fenomenologia che gira intorno al cyberbullismo. Dall'altro è anche vero che forse in alcuni casi è bene che quel fenomeno non rimanga strettamente chiuso dentro le mura scolastiche, ma come dicevi tu in qualche modo si interrelazioni con le famiglie dei coinvolti e magari crei una situazione per far sì che portarlo all'esterno sia anche di ulteriore formazione e aiuto in chiave anche extrascolastica. Allora, da questo punto di vista, uno sportello dei servizi sociali nelle scuole offrirebbe, come dire, un ponte di comunicazione, di prassi, di linguaggio e anche di servizi che chiaramente faciliterebbero un po' le cose. A questo punto vi chiedo di interromperci un po' noi nei ragionamenti, che siamo, secondo me, riusciti a presentare abbastanza elementi essenziali del discorso, per interloquire un po' con il nostro pubblico, perché ci sono già due interventi che secondo me coinvolgono almeno due di voi, ma chi di voi se la sente può tranquillamente intervenire. Il primo intervento è quello di Paolo Nanni, che ci racconta, e anche questo è un po' il bello delle iniziative di Red, mi viene da dire, noi impariamo nel mentre le facciamo, le iniziative di Red, e quindi sono per noi che organizziamo le attività esse stesse formative, perché ci racconta Paolo Nanni di come la puntata scorsa dedicata appunto al cyberbullismo ha fatto emergere, grazie all'intervento di Cinzia Grucci, che è la responsabile della regione Marche rispetto alle vittime di cyberbullismo, ci diceva che sono soprattutto appunto ragazze, quindi anche lei ha registrato, come dire, la stessa sensazione, se la vogliamo chiamare così, del presidente di Red, ma ha anche specificato sovente
che il cyberbullismo è praticato da altre ragazze. Ci vorrebbero quindi, diceva lei, dei dati rilevati con attenzione anche a questo. Perché se davvero così fosse, c'è forse una ragione psicologica o sociologica che possiamo mettere in campo per spiegarlo? Io su questo non so chi di voi vuole dire qualcosa, forse Silvia aveva un po' iniziato prima il ragionamento, mi permetto solo di mettere, come dire, una mia considerazione dentro questa osservazione che ci riporta Paolo Nanni. E l'osservazione è questa: io credo che anche noi che cerchiamo di lavorare su questi fenomeni siamo sottoposti in un primo momento istintuale agli stessi tabù, alle stesse difficoltà, agli stessi pregiudizi degli altri, e quindi temo, lo dico dal fronte di chi ha lavorato per tanto tempo sulla violenza di genere, sulla violenza contro le donne, e quindi su un fronte, diciamo, che tendo a sentire mio, mi rendo conto che tendiamo forse a evitare di vedere o a non voler farci carico del fatto che nella fascia più giovanile delle ragazze c'è una sorta di emulazione ormai di comportamenti che una volta ritenevamo soltanto maschili. E temo, lo domando a Silvia, ma lo domando a chi di voi se la sente di interloquire, che tutto questo sia un dato nuovo, ma anche un po' una difficoltà per noi di farcene carico. Quindi non è stasera la serata per aprire questa parentesi, che è, credo, impegnativa, ma insomma forse dobbiamo considerare che anche vedere il femminile non solo nelle vittime ma anche negli attori di cyberbullismo potrebbe essere qualcosa da fare, perché è una realtà a tutti gli effetti. Silvia. A me verrebbe da dire, Ninfa, che non c'è niente di nuovo in tutto questo, nel senso che le donne hanno sempre attaccato le donne utilizzando strumenti, linguaggi, metodologie patriarcali provenienti dal, diciamo, dall'universo culturale maschile. Adesso, ieri proprio, adesso, giusto per fare un collegamento, presentavo un libro sulla storia di un collettivo femminile di Grottammare, un piccolo paesino del Piceno, che ha avuto un collettivo femminile, femminista e femminile molto attivo negli anni Ottanta. Quando le militanti sono state chiamate in causa, la prima cosa che hanno detto è che all'inizio è stato tutto molto difficile, perché le stesse compagne, molte di queste, dicevano loro: ma perché non state a casa a fare i piatti piuttosto che andare in giro a perdere tempo, no? A portare i volantini. Quindi sul fatto di utilizzare il sessismo, il corpo, gli attacchi tipici, no? Che vengono rivolti contro le donne, questo mi pare che sia una pratica consolidata che è stata semplicemente trasportata sul web, su questo strumento nuovo. Ora siamo tutti qui e qui ci siamo con gli strumenti che ci sono propri. La cosa particolare su cui forse vale la pena riflettere, io adesso i dati non ce li ho, non lo so se ci sono dei dati rilevanti che ci possono dire i numeri precisi delle percentuali, no? Delle ragazze mm-hmm. che agiscono violenza da un punto di vista, diciamo così, di cyberbullismo. La cosa che però è interessante e che emerge sempre da questa indagine di cui vi parlavo prima, che è stata fatta su un campione ampio, perché gli intervistati sono stati 8.000 tra ragazzi e ragazze, compresa tra gli 11 e i 17 anni, la maggior parte delle ragazze intervistate ha detto di essere stata vittima di molestie sessuali sul web. Cioè il loro cyberbullismo è stato tutto collegato al sessismo, quindi o a insulti o a molestie o a comportamenti poco consoni che avevano a che fare con la sfera sessuale. I ragazzi invece che hanno dichiarato di essere stati vittime di cyberbullismo hanno detto che la loro esperienza riguardava il trolling, ovvero l'essere stati vittime di provocazioni.
anche qui mi verrebbe da dire nulla di nuovo, no? Sotto al cielo, il disordine è sempre quello, però ci deve far riflettere questa cosa. Che cosa ci dice? Ci dice che alcuni retaggi culturali non muoiono neanche nella realtà virtuale e anzi lì diventano paradossalmente esplosivi, soprattutto in questo contesto in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono sovraesposte, perché vuoi per la DAD, vuoi per comunicare, sono sempre dietro allo schermo. E quindi una cosa che a me ha fatto, insomma, mi ha scandalizzato, ma effettivamente poi dopo 2 secondi che ci riflettevo mi sono anche detta, vabbè, ma è normale. La maggior parte delle ragazze, era una percentuale inquietantissima, perché era il, aspettate che lo ritrovo, il 39,5% delle ragazze che hanno risposto a questo questionario ha detto di aver ritrovato foto, proprie foto intime, che erano state condivise con il compagno del momento, il fidanzatino del momento, condivise sulla rete. E questo è un dato assolutamente non inquietante, ma preoccupantissimo, perché è direi che... Però, Ninfa, se tu ci pensi, in un momento in cui la comunicazione relazionale, fisica, non c'è, loro hanno agito lo strumento che è più alla portata di mano. Cioè, anche per intrattenere le relazioni, come posso dire, no, tra di loro, è stata la normalità. Ci deve far riflettere che invece con altrettanta normalità queste foto poi dalla sfera intima siano passate alla sfera pubblica. E su questo mi verrebbe sottovalutazione, sì, anche di ciò che si è e del corpo come viene esposto, ma anche appunto poi delle conseguenze che farlo sui social significa, oltre che di quelle che anche nella realtà avrebbe comportato, devo dire, ma soprattutto sui social. Sì. Mi viene da dire, interloquendo e poi leggendo, leggerò un altro commento, intanto saluto Elisa Giusti che si è aggiunta ed è con noi, mi viene da dire su questo qualcosa che, come dire, stasera sembro quella che riporta sempre i fili alla legge, ma lo faccio perché appunto cerchiamo di dare bene conoscenza di cosa stiamo, di quale strumento abbiamo, mettiamola così. Scusami, però un altro dato su cui è bene riflettere: il 93% di questi ragazzi che sono stati intervistati, di queste ragazze, ha dichiarato di sentirsi solo. Quindi anche l'elemento della solitudine in questo momento va tenuto assolutamente presente. Nanni prima parlava di c'è una ragione psicologica. Adesso io non faccio la psicologa, assolutamente non mi permetto di entrare in questioni che non mi competono. Però tutti questi fattori, la paura del Covid, l'assenza di relazioni, il sentirsi soli, l'essere confinati in una dimensione domestica che non sempre è accogliente, e non sempre è tranquilla e non sempre è, come dire, pacifica e pacificante, e comunque può non essere sentita propria a prescindere, anche perché a 16 anni stare chiusi in famiglia non sempre è una cosa, no, che ci si augura. Quindi a 15-16 anni, insomma, l'adolescenza è quella fase in cui, no, tutti vorremmo avremmo voluto scappare, adesso vorremmo, mi sento ancora adolescente, quindi mettiamo sul piatto tutti questi elementi, però quel 93% c'ha un peso enorme, no? E anche nei discorsi che stiamo facendo va tenuto assolutamente presente. È assolutamente vero, condivido con te che c'ha un peso enorme, ma come posso dire, mi sembra che in quel 93% ci sia un elemento di contingenza che è proprio dovuto al Covid, mentre nell'allarme che io trovo in quel 39, qualcosa per cento di ragazze che raccontano di aver ritrovato, poi chissà quante non sono riuscite a ritrovarle, le loro immagini sparse su internet dopo averle diffuse, non diffuse, ma passate in maniera privata a qualcuno di cui si fidavano, mi inquieta, se posso dire, non so se di più, ma altrettanto, perché quello invece a me sembra un dato strutturale ed è enorme per essere un dato strutturale.
come dire, psicologicamente, ci chiedeva Paolo Nanni prima, o sociologicamente, questo dato abnorme del 93% di solitudine è quasi facile spiegarlo col Covid. Poi è tutt'altra cosa farsene carico e risolvere, ma capirlo è quasi facile. Quel 39% di prove provate di un atteggiamento che appunto la legge riconoscerebbe come un reato, perché poi dico questo e poi vi leggo un altro commento dei nostri followers, mi fa molta paura, perché lì mi sembra che non ci sia l'emergenza, che in qualche modo è una spiegazione facile, ma ci sia un dato profondo di grave inconsapevolezza, non solo in generale, come dicevi tu, delle relazioni, del trattare il corpo, del come si tratta l'intimità, ma anche di ciò che il codice penale prevede come un reato. Allora, anche porno è l'attenzione che è stata, diciamo, dal 2019, grazie alla legge 69, mi pare, che introduce la fattispecie del reato del revenge porn. Adesso questo reato, no, come dire, acquista, è un reato, appunto, è un reato, e acquista anche, è un reato, la morbosità. Acquista una morbosità, ma acquista una gravità di conseguenze di cui forse i ragazzi, e temo, su questo forse ci potrà dire qualcosa quando riprende la parola Lucia, temo neanche le famiglie, si rendono minimamente conto, perché le pene, diciamo, che sono previste per i reati ricompresi nel cyberbullismo o appunto nel revenge porn, comporta che sono dall'ingiuria, la diffamazione, la minaccia, il trattamento appunto improprio di dati, che è il caso su cui poi c'è la fattispecie, no, del revenge porn, che è un trattamento di dati di materiale anche, sono reati, cioè comportamenti puniti dalla legge penale con la possibilità di pene carcerarie, detentive, con pene che vanno a restringere la libertà, e qui stiamo parlando di minori dai 14 ai 18 anni, quindi di imputabili. Allora, le conseguenze di tutto questo sono poi il casellario giudiziario leso, un futuro che viene messo in discussione da un errore giovanile, la possibilità di non essere più in grado di ricomprendere quello che è stato fatto. E temo appunto che neanche le famiglie si rendano conto che la potenzialità di conseguenza di questi comportamenti sono da 6 mesi a anche 3 anni di detenzione. D'accordo poi con tutta una serie di meccanismi di giustizia che tengono conto dell'età dell'imputato, che tengono conto delle circostanze, che prevedono tanto il perdono giudiziale quanto la sospensione condizionale della pena, ma questo sono, diciamo, meccanismi della giustizia. La gravità della pena, però, la lunghezza della pena serve a dirci della gravità del comportamento. E forse questi ragazzi non se ne rendono per niente conto. Da questo punto di vista volevo ripassare un attimo la parola ad Alessia, e poi magari anche un altro spunto lo volevo dare a Lucia, ma ad Alessia mi viene da mettere diciamo a disposizione il commento di Antonella Ciccarelli, che ci dice: però da questo ragionamento sembra emergere che il bullismo e il cyberbullismo siano in fondo forme sistemiche di relazioni, oppure sono nuove modalità di relazioni. Ora, quello che mi pare stiamo dicendo noi, che forse nuove modalità lo sono solo per i mezzi tecnici, ma sì, sono davvero forme sistemiche di relazioni? Lo chiedo ad Alessia. Allora, è una domanda complessa da rispondere, però mi verrebbe da dire che non è tanto che sono forme sistemiche di relazioni, quanto che sono un sintomo di relazioni altre. Cioè, nel momento in cui un ragazzo, diciamo, è visto come diverso dal gruppo dei pari, vive a casa una situazione difficile in cui esso stesso è vittima, magari il bullo è vittima di bullismo da parte dei genitori, passatemi il termine,
è quello che porta poi a creare una, diciamo, espressione di rabbia tale nei confronti della vittima. Cioè il bullo non nasce bullo, in quel senso volevo dire, insomma, che è il frutto di un sistema. Quindi sono in realtà relazioni che sono il risultato dell'annidarsi di una serie di altre circostanze di comportamentali, educative, sociali. Sì. In questo sì. Senso forse sì, sono sistemiche, ma come dicevi tu, sono quelli che noi, di cui stiamo parlando noi, sono i sintomi di quel sistema. Esattamente. Esattamente. Sì. E questo mi porta a Lucia, perché da questo punto di vista mi verrebbe appunto da chiedere a Lucia che impressione c'ha rispetto alle famiglie, ma faccio a Lucia una domanda, perché riguarda il cyberbullismo, ma in generale prima toccavamo anche il revenge porn, cioè riguarda tutti questi fenomeni che hanno a che fare ormai con la rete. Allora adesso ti faccio... noi ci diamo del tu perché più o meno ci conosciamo, ma diciamo anche tutte tra di noi, ma ti faccio una domanda che può sembrare un po' naif, ma io credo che sia utile, e la domanda un po' naif è questa: quanta distanza crea con quelle famiglie che forse tu tratti più di tutte noi, che approcciamo invece l'altro, no? L'altro capo della matassa? Quanta distanza crea la classificazione di tutti questi fenomeni attraverso un linguaggio che è tecnico, mi verrebbe da dire, perché o è del linguaggio giovanile o è anglofono, e comunque è sempre un pochino non di immediata comprensione per i più. Quindi anche quando parliamo di revenge porn, di sexting, di appunto cyberbullismo, fino a che punto le famiglie, almeno come dire, hanno l'intuizione che si debbono attenzionare, che debbono mettere l'orecchio sulla questione, o questo linguaggio allontana ancora di più? Diciamo che fondamentalmente quando ci troviamo di fronte a famiglie che hanno un retaggio culturale molto, molto elevato e ben presente, soprattutto nell'ambito giudiziario della presa in carico, è necessario comunque utilizzare una terminologia che sia quanto più semplice possibile e quanto più immediata. Il cyberbullismo piuttosto che il revenge porn diventano, tra virgolette, tutti, per carità, termini che possiamo utilizzare noi oggi, diciamo, con cui contestualizzare un fenomeno, ma che poi nella realtà pratica chiamiamo con parole molto più semplici e anche in un linguaggio, ovviamente in un lessico italiano, voglio dire. Questo anche per, diciamo, per focalizzare l'attenzione sul fatto che spesso le famiglie vedono l'utilizzo ora dei cellulari, della tecnologia in generale, come un processo ormai di normalizzazione. Per cui avere a che fare con adolescenti piuttosto che anche bambini dell'età di 10 anni che liberamente gestiscono il proprio telefono o il proprio computer senza avere un limite diventa un processo normale. È una prassi, è consolidato, è un contesto di normalità, potremmo dire. Per cui c'è una quasi totale perdita di controllo da parte del genitore rispetto al minore. E questo è assolutamente uno degli aspetti maggiormente predominanti nell'ambito soprattutto di una povertà culturale, spesso e volentieri, con cui ho a che fare in ambito appunto penale minorile, fondamentalmente. Quindi quello che andiamo a creare in realtà è una sorta di formazione anche linguistica di base, è far passare il messaggio che fondamentalmente l'utilizzo e la connessione cellulare piuttosto che navigare su internet sia assolutamente uno strumento che rende anche il proprio figlio incluso, tra virgolette, nella società. Quindi consentire adesso ad un minore di 10, 11, 12 anni di avere un proprio cellulare diventa anche uno strumento di inclusione. Quello che cambia logicamente è poi il controllo stesso, quindi anche la partecipazione stessa del genitore
quando il minore utilizza quello strumento tecnologico, che sì, ok, funge fondamentalmente da interconnessione col mondo esterno, come abbiamo detto, soprattutto in quest'ultimo anno, dove è predominante l'uso dei PC piuttosto delle connessioni, ma che poi fondamentalmente vede anche una carenza proprio di accompagnamento nel corretto utilizzo del cellulare piuttosto che della rete internet. E io penso e trovo assolutamente utile, necessario e funzionale magari pensare proprio a un po' ritornare alla realtà, nel senso che se normalizziamo dei processi che in realtà non sono tali, come quello della libertà senza controllo di uno strumento, se lo contestualizziamo anche in incontri, gruppi piccoli, medi, dove riusciamo a ricontestualizzare qual è la funzione educativa anche nell'approccio con gli strumenti, secondo me potremmo poi migliorare anche questo aspetto, fondamentalmente. Manca l'audio. Sì, esatto, perché continuo a sentire il crepitio, domani lo butto il microfono. Allora, no, questo mi trascinerebbe se mi lasciasse andare su un mio cavallo di battaglia che prima o poi, come dire, metterò appunto sul piatto, che è, diciamo, un valore da ridare alla trasgressione protetta, secondo me, che è quella che viene dai limiti familiari, no? Le famiglie che danno i limiti, che educativamente sarebbe un concetto più che coerente e corretto, non si rendono conto, ma oltre a dare dei limiti consentono quelle forme di trasgressione che in fondo sono protette senza sapere di esserlo, perché tu trasgredisci verso quelli che comunque vogliono il tuo bene, e questo è enormemente meno rischioso di quello che succede invece ad essere lasciati alla deriva, diciamo, come in una zattera in pieno mare aperto. Guardate, io direi che ci possiamo avviare verso la conclusione. C'ho un altro commento di Antonella Ciccarelli per Alessia, che le faccio, come dire, le porto all'attenzione subito, perché è un po' legato a quanto diceva prima, quindi mi sembra interessante che lo scambio sia immediato, e poi direi che possiamo fare un ultimo giro di intervento di sintesi per tutte noi, perché siamo state nei tempi e mi pare che abbiamo messo in chiaro alcune questioni di fondo, compreso il fatto che sicuramente vale la pena approfondire ancora di più molte delle cose che abbiamo solo accennato. Diceva Antonella Ciccarelli che il concetto che ha espresso Alessia è molto interessante quando parlava di forme altre di relazione. Sarebbe utile definire la relazione non altra. Che intendevi per relazioni altre rispetto? Sì, in che contesto? Un attimo, scusa, ti chiedo, perché la relazione altra... Guarda, non me lo ricordo più, ma penso, se non ricostruisco male, credo che fosse quando parlavi del fatto che, come dicevi prima, non sono relazioni sistemiche degenerate, ma sono le espressioni di cyberbullismo una forma altra di relazione, che è un sintomo di un sistema che ha qualcosa di distorto. Perdonami, ma un attimo, nel discorso... ma guarda, immagino anch'io che sia questo, perché un attimo il particolare non l'ho colto, perché è passato un attimo di tempo, quel tempo di troppo che non ci consente di riprendere. Però penso che Antonella, anche conoscendola, intendesse proprio chiederti questo, no? Quando dicevi è un sintomo di un sistema che quindi tu interpretavi come un sistema relazionale di un certo tipo, in cui il sintomo esprime però un disagio di fondo che sta nel sistema, non nel sintomo. Sì, rispetto agli studi che abbiamo fatto per preparare questo intervento, ti posso dire che è emerso da diverse fonti che sono degli stili genitoriali anche a contribuire alla creazione della figura del bullo e della vittima. E ad esempio uno stile genitoriale autoritario, non autorevole, autoritario, contribuisce appunto alla creazione di un bullo,
e spesso uno stile genitoriale iperprotettivo può contribuire alla creazione di una vittima. Allo stesso modo, essere eccessivamente normativi, mi specifico meglio la questione dello stile genitoriale autoritario, essere eccessivamente normativi è uguale a essere eccessivamente lascivi. Quindi ci sono questi due aspetti. Le relazioni che noi viviamo all'interno della famiglia, poi le riportiamo all'esterno e quindi capita spesso che un bambino vittimo di abusi, di violenze a casa, poi perpetri la violenza anche rispetto ai pari, quindi questo intendevo. O che comunque, come accennavi in questo discorso, magari chi invece è abituato ad essere a casa troppo sminuito, a non sentirsi particolarmente rassicurato, eccetera, poi continui a vivere in questo modo l'approccio relazionale che ha fuori di casa. Sì, sì, negligenze, maltrattamenti. Questi fanno parte, insomma, dei comportamenti che vive un bullo a casa, per esempio. Quindi casa e scuola, mi pare di poter dire, per fare una battuta di sintesi, che sono un po' la porta e la finestra essenziali, no, del discorso, nel senso che sicuramente la porta è la famiglia, perché lì si crea proprio l'humus di qualsiasi tipo di processo, ma poi la scuola diventa o la gran cassa in positivo o purtroppo anche invece la gabbia in negativo, che continua a tenere stretti. Se posso aggiungere, noi come osservatorio di genere prevediamo anche un incontro finale con i genitori, in cui cerchiamo di formare i genitori stessi sia a riconoscere sintomi, insomma, anche psicosomatici, il non detto, insomma, delle vittime, ma anche a prevenire, insomma, quelle dinamiche che poi creano, tra virgolette, il bullo. E quindi cerchiamo di fare formazione e informazione anche con i genitori. E questo mi sembra, come dire, non solo, come dire, una dimostrazione di serietà da parte dei vostri interventi, ma anche proprio appunto uno step che evidentemente a questo punto possiamo dire necessario, no? Cioè senza non funziona probabilmente nessun tipo di intervento. Un'ultima battuta, Silvia? Allora, io direi che due cose mi hanno fatto riflettere, a parte quello che diceva Alessia, che è molto interessante, perché poi dal questionario che noi abbiamo fatto con i nostri ragazzi per Cyber Including e che spesso che utilizziamo come strumento anche di indagine quando operiamo nelle scuole, esce fuori che la scuola viene percepita dai ragazzi come il luogo meno sicuro. Come un luogo insicuro, perché gioco forza, la scuola diventa un palcoscenico in cui va in scena la dinamica, la strategia del bullismo e del cyberbullismo in qualche modo, perché lì ogni giorno il bullo ha la possibilità di esercitare, no, il suo ruolo, e la vittima altrettanto, purtroppo, a volte, spesso e volentieri, incarna consapevolmente il ruolo della vittima per essere accettato nel gruppo dei pari. Quindi questo ci deve far riflettere. L'altra cosa che secondo me è interessante dalle riflessioni che abbiamo fatto stasera e che mi porto a casa, diciamo, è più una consapevolezza, una certezza, via, che qualsiasi contrasto che si fa a qualsiasi tipo di violenza deve partire dall'assunzione che si tratta di qualcosa di strutturale, di sistemico. L'abbiamo definito sistemico con Elisa Giusti. Di solito quando si parla di violenza alle donne si parla di strutturale, purtroppo è qualcosa che fa parte della cultura che ci circonda. Quindi per andare a contrastare questi fenomeni bisogna innescare dei cortocircuiti culturali, bisogna lavorare alla decostruzione degli stereotipi, bisogna lavorare su processi di consapevolezza rispetto a ciò che si è e a ciò che si fa e a come si utilizzano gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia che siamo genitori sia che siamo figli. Perché quello che diceva prima Lucia è fondamentale. Cioè il problema a volte del cyberbullismo è che non c'è consapevolezza dalla parte genitoriale.
rispetto allo strumento che noi mettiamo in mano ai nostri ragazzi. Con l'osservatorio noi abbiamo fatto un corso di formazione proprio rivolto ai genitori e ricordo che una delle cose che mi aveva stupito di più rispetto ad un passaggio è stata la domanda che il formatore, che era un sociologo mi sembra, aveva rivolto alla platea di genitori. Voi dareste mai una Ferrari a vostro figlio di 9 anni? Ovviamente tutti quanti abbiamo detto no, assolutamente. Mettere in mano un cellulare con l'accesso libero a internet a un bambino di 9 anni è come dare a un bambino di 9 anni le chiavi di una Ferrari, perché le potenzialità, no, di conoscenza, ma anche di rischi sono enormi, no? Sono infinite. Quindi bisogna essere consapevoli sia del proprio ruolo di genitore e accompagnare i nostri figli, ma i ragazzi e le ragazze, ad essere consapevoli del loro ruolo di futuri cittadini e future cittadine. Bene, mi sembra che la metafora sia assolutamente efficace, quindi in grado di, credo, arrivare proprio, come dire, all'essenzialità della questione, no? E Lucia, vuoi dire tu un'ultima battuta e poi ci salutiamo? Sì, l'unica cosa che a me piace spesso dire è che nessuno si salva da solo, nel senso che da soli non si lavora, da soli non si trova una via d'uscita, per cui il dialogo, ma soprattutto la collaborazione, quindi l'essere presenti non solo fisicamente ma anche a livello proprio di emotivamente, potremmo dire, a livello relazionale, è quella, è la chiave giusta. C'è sempre una via d'uscita e questo si fa solo se mettiamo insieme le forze. Esatto, mi pare che era un po' lo scopo iniziale del mettere insieme le vostre 3 voci che io conoscevo singolarmente prese, ma che non si conoscevano tra di loro e che mi pare hanno reso proprio l'effetto che io speravo, quello di dare proprio l'impressione di come si possa lavorare in step successivi dentro un unico processo che può prevedere, forse possiamo sottolineare a conclusione di questa serata anche questo aspetto, che può prevedere la partecipazione di un'associazione che quindi è, diciamo, l'infinito mondo del terzo settore nel senso più ampio del termine, del volontariato, che però ha una specifica formazione, una precisione di contenuti e una capacità di intervento tecnico che è frutto di formazione e di fatica, non di, come dire, spirito puramente caritatevole, perché ormai non sarebbe in grado di affrontare questo tipo di fenomeni. Invece abbiamo visto quanto i risultati dell'osservatorio di genere con questo metodo siano stati significativi e quindi da questo punto di vista l'esperienza di Silvia e l'esperienza di Alessia ci hanno raccontato questo aspetto. Ma la presenza di Lucia serviva a dire come, appunto, come dice lei, da soli non ci si salva mai, quindi anche dal punto di vista istituzionale devo dire che sarebbe, secondo me, per esempio la presenza di uno sportello di assistenti sociali dentro le scuole utile per questo che abbiamo detto stasera, per il cyberbullismo, ma per tante delle altre problematiche che ci sono nelle scuole, come il luogo gran cassa che abbiamo definito prima. Ma di sicuro quello è un fronte istituzionale che ha bisogno anche dell'altro che abbiamo visto stasera e quindi è solo in questa manovra, mi verrebbe da dire con una metafora un po' bellica che non so quanto sia adatta, ma insomma con una sorta di manovra a tenaglia per cui c'è il sociale ma c'è anche l'istituzionale e che però tiene dentro in un accogliente spirito di ascolto i ragazzi e anche le famiglie che si trovano sicuramente sguarnite, serva per poter mettere appunto a frutto una consapevolezza nuova dei ragazzi, perché poi credo che per il futuro la ricchezza stia lì, nel lavorare sui ragazzi in modo che siano essi consapevoli per se stessi, ma diventino delle grandi leve di consapevolezza per gli altri nei passaggi successivi. Di tutto questo, di tutta questa chiacchierata, delle nuove consapevolezze che sono rimaste a noi con questa chiacchierata e spero
a chi ci ha ascoltato. Nel frattempo si sono aggiunti altri saluti di Susanna Guadagnin e di Paolo Maurizi, che credo siano dei fans di Lucia, senza nulla togliere a noi. E di tutto questo, dicevo, io ringrazio ancora una volta l'esperienza di RED, la rete di educazione digitale, che è appunto una rete di associazioni ed istituzioni che lavora sull'idea di una cittadinanza digitale frutto di educazione, che è un po' una cosa che abbiamo detto in tutta la serata. Ringrazio lo stesso presidente di RED, Raffaele Daniele, che è stato lo spunto in qualche modo di un interrogativo che ha fatto costruire questa serata, e anche tutti coloro che ci hanno ascoltato, e quindi spero che insomma questo nostro conoscerci sia messo a frutto poi in approfondimenti successivi. Per cui grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato da casa, e a tutti arrivederci. Le registrazioni di questi nostri eventi le trovate poi disponibili sui canali del Villaggio Digitale o sui canali di RED, appunto in quei social che non sono soltanto negativi, ma sono anche una grande possibilità. Da questo punto di vista, quindi, ci salutiamo e speriamo che ci incontriamo in altre serate. Arrivederci. Grazie, grazie a tutte. Grazie. Ciao a tutte.